Io sono in compagnia di Alessandro Piva, ciao. Ciao, buongiorno. Per questo film, I Milionari, che è tratto da un libro ispirato a una storia vera, Sì. cioè quindi ha dei riferimenti reali. Come ti è nata la voglia di raccontare questa storia? Che è Ma un po' diversa poi dal solito, no? Non è solo la camorra, l'aspetto della camorra, perché c'è tutto un excursus. sì, quello mi affascinava, il fatto che si parlasse di temi che anche rispetto al mio cinema sono, cioè, sui quali io che ho già affrontato, ma con una luce di attenzione alla psicologia dei personaggi che mi sembrava che il cinema italiano non ci facesse riferimento spesso. Gli americani prima facevano tantissimi action movie. E poi hanno avuto una scuola importantissima, penso a Scorsese, a De Palma, ad altri, nel raccontare cosa c'è dietro una scelta di vita così radicale come quella di essere criminali. E mi sembrava che ultimamente il cinema e la televisione avessero rinunciato all'opportunità di raccontare questo. Allora mi sono detto, questo libro, I Milionari, è forse l'occasione giusta per cercare di raccontare anche una tesi molto semplice, che è quella che fare i criminali, appartenere alle organizzazioni mafiose, è una scelta che probabilmente ti fa diventare ricco velocemente, ma che ti procura tutta una serie di danni in termini di solitudine, di affetti che si spezzano, che rende il tutto abbastanza inutile. Ecco, avevo questa idea di fondo nel fare questo film. E la scelta del cast, hai scelto No. Francesco Scianna che si è dimostrato entusiasmo, almeno ci ha detto prima del ruolo che ha interpretato ed era felicissimo proprio, insomma, di poterlo interpretare. Valentina Lodovini, come è nata questa scelta di cast? Questa scelta di cast è nata, loro erano già, quando mi hanno offerto di lavorare a questo progetto, Scianna e Lodovini erano già tra i possibili protagonisti del film. Io ho ridotto, insomma, ho scelto, puntato definitivamente su di loro perché mi sembravano entrambi una bella coppia, nello stare insieme, ed entrambi molto mimetici, capaci di tuffarsi dei personaggi che avevano dimostrato di amare molto a una prima lettura del libro, e infatti sono una coppia che ci restituisce proprio questa schizofrenia che è propria del film, tra la famigliola borghese tranquilla e che vede la televisione e legge le riviste, i settimanali patinati, e invece il richiamo delle radici di queste pulsioni profonde di potere, di sopraffazione, di crimine che porterà a un'implosione in cui, come dire, ci rimetteranno un po', dalle quali usciranno un po' a pezzi entrambi. Un po' contusi Un po' usciranno. contusi, diciamo, sì, è vero. Beh, il più contuso ne uscirà in fondo proprio il nostro protagonista, che parte che ha due nomi. Lui è Marcello, detto Alain Delon, un nome per il suo lato normale, familiare, e un nome per il suo ruolo di esponente di un clan, e finisce in copertura, come si dice in gergo legalese, burocratico, dei collaboratori di giustizia, nascosto in anonimato in qualche posto del centro Italia, e che non viene chiamato né Marcello né Alain Delon. Quindi identità, un'altra identità, Sì, un un uomo altro ruolo. scisso tra due identità che si ritrova a fine della sua storia, della sua vita, costretto ad avere una terza identità che non è in fondo nessuna delle sue due. Ecco, questo è il prezzo più amaro che il nostro protagonista è costretto a pagare. Grazie mille per essere stato con me. Ciao Fanwick, io sono il regista dei Milionari e Hai infatti ho un capito? sacco di Quanti soldi. so Adesso lo rapiamo subito, allora Sì? andiamo, andiamo.